Amici di Faner, appassionati di calcio a 11, benvenuti allo stadio Lionello Gavini, dove stanno per scendere in campo il Real Rocca di Papa e la W3 Roma Team per una sfida valida per l'ottava giornata del campionato di prima categoria Girone G. Entrambe le squadre, separate da soli 3 punti, sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta nell'ultima giornata. Tra pochi istanti il fischio d'inizio dell'arbitro. Pronto a partire. Lucatelli con il sinistro, Lucatelli supera la barriera, ottima punizione, grandissimo intervento di Pro che si lancia e riesce a toccare la palla e a mandarla in calcio d'angolo. Attenzione, uscita del portiere che viene però anticipato dal numero 10 Alessandrini, che entra in area di rigore. Alessandrini rientra sul sinistro, prova a mettere il cross in mezzo per Baldassarre che colpisce di testa e realizza il gol dell'1-0. Bellissima azione di Alessandrini che ci ha creduto fino all'ultimo, ha messo un gran pallone in mezzo, gran gol di testa di Baldassarre. 1-0 per la squadra ospite. Sinistro Gatta scarica all'indietro per il 4 che tira, ottimo intervento di Pro che non riesce a bloccare ma salva comunque il risultato. Arriva adesso il fischio dell'arbitro con Lucatelli che la mette in mezzo, il pallone arriva sul secondo palo per il numero 5 che prova a concludere verso la porta ma si riprenderà con una rimessa da fondo campo per la W3 Roma Team. I saltatori del Rocca di Papa, parte Lucatelli che la mette lunga sul secondo palo, però manca l'uscita, il pallone ballonzola sulla linea prima di essere respinto da Di Rosa. Numero 9 che ha un po' di spazio sulla fascia destra. Punta il diretto avversario, lo salta, ne punta un altro, salta anche lui. Baldassarre rientra verso il centro con il sinistro. Bell'azione di Baldassarre che si conclude con un bel tiro. Su cui però è attento di Gianmarco. La punizione con Lucatelli. Lucatelli con il sinistro la spedisce in area di rigore per Gatta che fa una sponda di testa. Il pallone vince per il numero 18, un secondo palo respinto all'ultimo secondo da un enorme Buttarazzi che salva il risultato. Che prova a lanciare, ma Mirante con un'ottima diagonale difensiva riesce a fermare l'azione del Rocca di Papa e a riproporsi in avanti. Mirante, Manelli allarga sulla sinistra per Baldassarre, si fa vedere adesso Manelli appena entrato sinistro, il pallone rimane lì, arriva il 2-0 di Baldassarre che completa la sua doppietta personale e mette in cassaforte la partita. 2-0 per la W3 Roma Team che ha sfruttato abilmente l'inserimento di Manelli e il tap-in di Baldassarre. 2-0. L'arbitro fischia adesso la fine perché non riesce a far riprendere la partita. Quindi si conclude il match sul punteggio di 0-2 per la Roma Team che centra una vittoria importantissima e sale a 15 punti in classifica, raggiungendo proprio il Real Rocca di Papa.